scoppiato. E poi abbiamo scoperto che la macchina non funzionava quando. Attenzione, per... se si blocca tutto. No. Frontale! Dal mio punto di vista non sembra siamo andati tanto veloci. Dopo qualche mini incidente siamo ritornati. Ma che piccolo frontale. Ma piccolo piccolino, frontale. Piccolino, neanche non si vede neanche. A parlare di Guardiani della Galassia volume 3. Diretto da James Pistola con due N. Sì, Giacomo Pistola. E parliamo un attimo della regia. Un regista che a me di per sé piace. Non ho visto troppi i suoi film, però non mi sono mai dispiaciuto di quelli che ha fatto. No, io ho visto tutto di Gunn e devo dire che si nota molto. A parte che non l'ha fatto tantissimo. Io devo vedere Super. Si vede molto anche nei pianeti che sono tutti sembrano viventi, sembrano della carne. Organico. Ce l'hanno fatto un pianeta organico, ma c'ha quasi impressione. C'è impressione. Però sì, era incredibile. Ci ricordava molto Slide, soprattutto dei suoi film. E anche ricordava la stella di Suicide Squad. Di Gunn c'è anche molto la cosa del sangue, perché rispetto, secondo me fra tutti quelli dell'MCU questo è il più violento. Sì, è più sanguinolento. Sì. Più di Doctor Strange, non, cioè, sì. Non che sia comunque nulla di... Cioè, non è nulla, però ci sono certe scene, come una di cui parleremo dopo. In cui soffri. È cruenta proprio. Anche senza sangue. Mm. Perché non ce n'è tanto, ma proprio il vedere di quell'immagine che ti fa impressione. Molto interessante come regia. Non conosco bene quella di Gunn, però si vedeva che era diversa dagli altri film Marvel, anche per come era girato. E per la scena tutta continua. Col piano sequenza, sì. Sia quella della battaglia finale, la bella. Sì. Certo. Che c'è una battaglia verso che era la sempre fine. Piano sequenza, non c'erano tagli quando lo menavano. E poi anche all'inizio, c'è la scena iniziale, un piano sequenza, come anche nel 2, mi sembra. Forse anche nel 1, nell'1 non mi ricordo. Sì, nel 2 sono sicuro sia piano sequenza, perché c'era tutta la battaglia dove col c'era mostro, micro, sì. Dove c'era e anche qui cioè, la scena iniziale non è troppo movimentata, però comunque è un piano sequenza che segue Rocket e come inizio c'è tante emozioni. È un Rocket molto malinconico e molto sì. Quindi già una cosa abbastanza matura, e poi comunque anche un lato più comico, una musica più divertente, sì. Quindi fa sempre provare tante emozioni. Il film unisce perfettamente ironia, dramma. Sì. Sono messi emozioni. Molto bene, questo è il punto. Anche quando magari devono spezzare un momento un po' pesante, non è che è una battuta stile Thor così messa alla cazzo. Ho il canto. È una battuta pensata, messa bene, proprio fatta per quella poi scena. Da un secondo all'altro, dal dramma alla comicità, viceversa, in modo versatile. Cioè. Poi le musiche, comunque, è una delle cose più belle. Sia quelle già esistenti, poi gli anni sia 80. Sia proprio la soundtrack, le musiche, non le canzoni. Ma le musiche di Guardiani della Galassia sono sempre bellissime. Certo, poi scena iniziale canzoni. Di impatto, è proprio entri già. Ti fai vedere che questo qui è un film che vuole un po' rivoluzionare tutto, nel meglio, diciamo. E poi è un grande finale, James Gunn abbandona l'MCU per andare nella DC. Per andare nella DC sperando che la giusti, perché è una ciofeca. No, nella scena iniziale, non è proprio uno spoiler, c'è Quill che è tipo ubriaco. Sì. Però la cosa non viene poi... Ma no, esplodata. No, ma poi decidete se tenerlo, però no, ma poi lo dicono tipo che perché si ubriaca sempre perché ha abbandonato la Gomorra, sì. È tipo una fase depressiva, diciamo. Beh, sì, no, quello sì, però era ubriaco. Però sì, vabbè, ci stava anche comunque una cosa non comica. E ha messo come cosa comica. Ma poi veniva ripreso anche questo tema. In Holiday Special veniva ripreso. Il tema dell'Holiday Special di Quill, che era fratello di Mantis, non è stato esplorato maggiormente. Però no, non deve, cioè, non è un problema, però sì, no, a parte quello non era una e poi una... meglio, perché l'Holiday Special non è che l'abbiamo visto tante quante persone vedranno questo film. Ma infatti film, no, è già fase 5, già Quantum Mania a quanto pare era fase 5. Vedi? Quantum Mania è già fase 5. Sì. Io non ho visto quella presunta aberrazione di Quantum Mania perché mi hanno detto che fa schifo. Io non lo no, so, no, fa schifo. Però vi dico che fase 4 è una brutta fase in generale, perché il migliore della fase 4 è No Way Home, che è il filmetto. No, è Black Panther presa in giro. Io non ho visto Black Panther. Ma cazzo ti, ma si può. Ma tipo, no, io mi ho visto bello. È bellissimo da vedere in sala. In ma sala poi sì, in realtà no. Non è un gran film proprio. Ma se ci ragioni non ha una più. Quando sai già che arrivano i tre, se te lo riguardi ti annoi. A Milano in una sala enorme. Ma solo a pensarci, è scritto male quel film, è un filmetto proprio. Sì, mi hai fatto male. Film. Cioè, quel film qua capisci proprio la differenza tra un film fatto dalla Marvel, perché la Marvel vuole farlo, e un film fatto per il pubblico, anche con un regista. Non c'è questo idea. Quel film qua. Joss Whedon. Quel film qua, vedi James Gunn che lo fa sia per sé, sia per il pubblico, perché comunque fa l'idea dell'intrattenimento. Certo, aiuta. E poi per una volta dopo tanto tempo, almeno io avevo hype per il film, non per dei cameo, ma per il film in sé, perché sapevo che per i due Lambelli c'era ancora lui. Non avevo chissà quale hype, però ero emozionato abbastanza di andarlo a vedere. Sì, quella roba perché lì anch'io. Altro, ne parlavano tutti benissimo. Ah, secondo me è uno dei migliori filoni, quello dei Guardiani della Galassia. È il migliore della MCU. È il miglior filone della MCU, sì. Per forza, perché Iron Man è bello solo il primo. Gli altri no. Iron Man è bello, il primo è bello. Il primo è molto bello. Il 3 è proprio brutto, dai. No, il 3 è... No, dispiace il 3.
poi a parte, tralasciando il fatto che non rispettava i fumetti, cioè, ma... Mandarino fa schifo nel 3, dai. Il Mandarino sì, vabbè. Però i combattimenti sono interessanti. Le coreografie di Guardiani della Galassia sono fatti bene. Davvero belle. Una, sì. C'è una battaglia tra due navicelle lì. Fatte sì. Bene. E si capisce sempre quello che succede. Mica Snyder. Michael Bay. Non è che ti perdi nella confusione generale. È una battaglia confusa, sì, ma un confuso fatto bene. Si confuse in senso un po'. Sono folle un po'. L'importante è capire cosa stanno facendo i personaggi. Non che sembra che molto bello. Nella parte finale, infatti, c'è una scena dove arrivano un'orda di milioni di creaturine. Tu lì adesso c'è la confusione totale. No, è una confusione fatta bene. Per ti fai vedere che i personaggi sono in confusione. Sì, è vero, è vero, è vero. Effetti speciali? Ho fatti bene, fatti bene. Anche. Allora non lo so, un po' all'inizio dove c'era una scena tutta commovente con Rocket, con. Sì. Dove procioni. Facciamo vedere il suo passato. Erano tutti dei mini procioni in CGI. Lì si vedeva che era CGI, mi dava un po' fastidio. Ma no, secondo me è che era talmente definito che andava oltre a come vede l'occhio umano. No, e quindi sembrava. Addirittura no, però era troppo definito. C'erano i peli che se anche erano fatto uno a uno. In generale però Rocket è fatto molto bene. Poi adesso un po' parliamo dei personaggi, tutti approfonditi abbastanza bene. Certo. Rocket, vabbè, era diciamo il primo protagonista della storia. Approfondito meglio di tutti, faceva tutto il suo passato tragico. Ma Drax, Drax è il migliore. Drax sì. Fa ridere, bellissimo. Ma Drax fa spaccare da ridere. Ci sono tutte le scene tragiche. Che lui arriva con una battuta che non spezza in modo brusco come Thor, lo spezza in modo bello. E poi tutti c'è anche una scena verso la fine che riguarda dei bambini. Emozionante. Dove cioè, tu ridi, ma io avevo il sorriso. Proprio come se vedessi era un sorriso, perché vedevi che dietro quello dietro il suo essere cattivo, Drax il distruttore, ricordiamo la famosa metafora, quella lì della palude, molto bella. Sì. Per chi ha visto capirà. Emozionante anche la frase "il cielo è infinito, il cielo è meraviglioso". Emozionante anche la frase "stamattina ho cagato e la mia casa sembra un pesce". Bellissimo, quella lì proprio. C'è anche il mio di dietro che può fare delle metafore. Stamattina tu hai cagato e è uscito un pesce. Perché nel passato di Rocket fanno vedere che sperimentavano con gli animali per creare la razza perfetta, sì. Che era la Nemesi, diciamo. Mi ricorda molto qualcuno. Ma infatti secondo me ce l'aveva un po' di comparazioni col nazismo. Anche tutti i bambini messi in gabbia. Le vibes che lui volesse rappresentare Hitler quasi. Perché a un certo punto c'era lui che parlava con Rocket. E lui detesta Rocket perché è imperfetto, però gli vuole bene perché è intelligente. Un po' come faceva Hitler col suo dottore. Quello un po' più fiacco tra i coi guardiani di Forse Gamora. Ma non ti sei piaciuta, perché comunque sì, contribuiva. Sì, mi piace Mantis, come dice Drax. Mi piace Mantis come si relaziona con Drax. Poi Nebula anche lì approfondita bene. Poi c'è anche il Clute, si trasforma. Fa più cose. È bellissimo. Scoprendo i suoi poteri, tante cose belle. Ma i villain dei guardiani sono sempre validi. Questo è valido, questo fa paura. Sì. Quale? Cattiveria. Ma questo qua? Mica Adam Warlock, nero. Adam Warlock, secondo me, è l'unica pecca vera del film. Ma piegato perché Adam Warlock l'avevano messo lì come se dovesse essere il vero cattivo della storia. Poi arriva, fa due cazzate. Diventa spalla comica. Fa due cazzate in croce, prende un cane e poi via, basta. No, che poi come passaggio ci sta anche. Poi mi immagino il vero fan della Marvel che viene deluso. Ma Warlock aspettava... non faceva così. Che poi in realtà vedremo poi che avrà anche ancora una sua storia, non spieghiamo in che modo. Però comunque magari uno si aspettava di vederlo già adesso. Vedi in azione. Il cane Cosmo è fortissimo. È vero, il cane sovietico. Perché il cattivo sembra i cattivi di Get Out, no? Che rispettano i neri come lui rispetta Rocket perché sono più forti degli altri, ma allo stesso tempo lui vuole morte, è cattivissimo. Sì, in qualche modo. Quel discorso lì si può ma dire. Qui è lui il nero. E sì, nero! È il contrario. Quanto fa ridere la voce da piccolo. Sì, stavo per dirlo io. Fa ridere perché è stupida. Comunque possiamo passare un po' alla parte spoiler. Spoiler, il cattivo insomma è questo qua che vuole creare il mondo perfetto. E Rocket era la sua creatura meglio e peggio riuscita. Quindi lui, la trama del film è che sto cattivo vuole trovare Rocket. Manda Adam Warlock, che spacca tutto. Aiuto. Manda in coma Rocket e loro poi dovranno andare tramite una serie di avventure, insomma, a scoprire qual è un codice per far ripartire il cuore di Rocket. Questa è la trama. Ve lo aspettavate voi che Rocket sarebbe già stato all'inizio? No, io il rischio di infatti neanche. Io mi aspettavo che verso metà magari ci sarebbe stata la scena. Infatti Rocket, spoiler, non muore. Non muore. Come se era stato predetto. Cioè, pensa te, lo spoiler è che non muore. Anche io pensavo, e poi io, vabbè, i trailer non li avevo visti, però. Anch'io. Tante cose inaspettate. Sì. Tutti si aspettavano morisse. Colpo di scena, Peter Quill sta morendo. Aiuto. E lì tutti dicono: attenzione! Questo sì che era un colpo di scena. Io l'ho visto morto. Poi vedi Adam Warlock che arriva lì col ditino. Sì, una scena che voleva palesemente rappresentare l'incontro di Dio con Adamo col ditino così. E si chiama Adam, infatti. E infatti si chiama Adam. Infatti. Dove andava che lo salva.
Ci ha rotto un po' la tensione. Poi il finale è triste. E poi alla fine il vero colpo di scena è che non muore nessuno. Tutti si aspettavano morisse uno o due personaggi. Ma perché appunto James Gunn non è quel tipo lì che vuole far piangere a caso. Fa piangere con i modi giusti. Ma sì, perché poi i film dei Guardiani della Galassia sono a sé stanti. Sì. Cioè, ma sì, cioè uno cita Thanos solo. Magari non capiva due cose, però Thanos sai chi è. Comunque non ti serve sapere chi è Echo, perché chi si frega. Ma sì, non vuole creare hype, i riferimenti sono a scopo narrativo. E poi anche le storie non vogliono essere complesse. Magari il cattivo non ha una motivazione gigantesca. È semplice la storia, c'è questo qua che semplicemente vuole creare il mondo perfetto. Perché è una funzionale, però c'è senso. E quindi Superman deve essere o così, oppure deve essere una roba proprio tipo Batman, che poi diventa... Sì, perché se un film diventa serioso deve mantenerla bene, quella è più complesso. Piuttosto che fare una roba seria fatta male, fai come Gunn che fa... una cosa sopra le righe tantissimo. Detto che fosse stato il film più volgare, infatti ci sono più parolacce. Sì, comunque cioè, gesti, cioè non è che sia estremo. Non sia estremo. Per essere MCU, per essere MCU è oltre. C'è personaggi che si esprimono con linguaggi realistici. Sì, non sono magari piccole esclamazioni a cui uno magari non fa caso. Delle volte sono proprio messe in modo comico, Mantis, dove ti accorgi che c'è la parolaccia, Mantis, la senti. Sì. Mantis. Infatti mi è piaciuto come personaggio. E poi il sangue. C'è questa scena dove il cattivo, battaglia finale, lo uccidono. E questo qua, Rocket, gli aveva strappato la faccia perché aveva ucciso tutti i suoi amici. Perché lui faceva esperimenti con gli animali perché era la razza perfetta, eccetera, eccetera. E praticamente c'è questa scena dove gli rimuovono questa maschera che si era creato lui con la sua pelle. C'è tutta la sua faccia squartata, senza naso, con le labbra distrutte. Sembra quello del Cavaliere Oscuro, ma fatto meglio perché James Gunn è meglio di noi. E poi è inquietante. Poi anche la scena di Rocket che interagisce con i procioni. Rocket ha capito di essere un procione. E poi bello anche quella cosa lì, è messa in un momento commovente. Ti fa fare il sorriso, ma non ti toglie non ti toglie l'atmosfera commovente, sì. Eh sì, è bello. Infatti è un film con... è molto ben dosato nel suo essere. E anche biblico, perché oltre alla cosa della Cappella Sistina, di Adamo e Dio, c'è anche l'arca di Noè alla fine. È vero, l'ho pensato anch'io, tutti gli animali. Tutti gli animali che scappano l'arca di Noè da quelle cose. A tutto reality il tour. Post credit. Vabbè, la prima è semplice, ti fa vedere che i guardiani della galassia sono sciolti. E nasce un nuovo gruppo di guardiani. Composti da una bambina, poi c'è Groot, che diventa un mostro gigantesco. Ah, di 5 metri. Bianco, perché roba biancato. Pensi guardiani qua. Il nuovo design di Groot era bellissimo poi. Sì, se facessero un Lego così io lo prenderei. Adam Warlock, che anche lui diventa un guardiano della galassia, gli hanno trovato questo filone. Secondo me ci sta bene. Beh, nei fumetti i guardiani della galassia cambiano continuamente. Anche Iron Man forse diventa un guardiano. Sì, ma tutti sono diventati guardiani della galassia. Secondo me non ci sarà un 4. Faranno un film con Star-Lord dentro, o se no lo metteranno in Avengers 5 direttamente. Però il brutto è che non è diretto a James Gunn. Questo è importante. Perché io non so, i guardiani della galassia io li vedo che possono essere diretti solo da James Gunn. Perde l'anima. Cioè, pensa anche uno bravo come John Favreau che ha fatto Iron Man. Cioè, fa ridere tutto, ma non sono loro. Uno stile diverso. L'umanità, sì. Che ci metti secondo me si noterà. Gilliam, per dire. Vabbè, la seconda è un ottantenne tossico, cioè non so cosa mica fuori. Vabbè, parliamo un attimo della seconda post-credit, dove c'è una mini introduzione a Secret Invasion, per cui torna da suo nonno, l'unico suo parente vivo. Sì. E niente, alla fine c'è questa post-credit dove c'è lui che parla con suo nonno. Fa vedere che il fantastico Star-Lord, come viene scritto lì, ritornerà. Sì. Il leggendario. Penso che no. Secondo me faranno un corto su Mantis, perché Mantis l'hanno lasciata troppo aperta come storia, con quei mostri che apparivano nel film. Sì, che sono quelli del 2. Perché lei riesce ad addomesticare quei giganteschi mostri che c'erano all'inizio del 2. Qua di Buchi Trama non l'ho visto, era un film a sé stante, fatto bene. Aiuto, sì. E che accalappia al pubblico. Ma in senso positivo, non da pubblico, in senso commerciale. La Calabria, perché arriva tu a tutti. Vuoi sapere come andranno a finire le loro storie proprio. E poi secondo me dire che è uno dei migliori cinecomici in generale non è azzardato. Per me questo è meglio del Batman di Nolan, è meglio di Spider-Verse. Beh, ma ci mancherebbe, per forza. No, di Spider-Verse no, Spider-Verse secondo me sì. Spider-Verse è... Non lo so, anche secondo me è meglio di Spider-Verse. Spider-Verse è uno dei miei preferiti. Ma adesso dovremmo vedere come sarà il prossimo. Che esce tra me. È vero, come si chiama il prossimo Spider-Verse? Spider-Verse. Come si chiama il nuovo Spider-Verse? Across the Spider-Verse. Non ci siamo soffermati sull'estetica di Guardiani 3, proprio belli. Generale di tutto. Gli è andato la tuta originale, Guardiani. I costumi e i posti. E idea di concludere, sei già sulla mezz'ora. Diciamo i voti. Diciamo i voti, parto io con un bel... Era indeciso all'incenso lì, 8 e mezzo. Poi andando avanti si è assestato sul 9. È troppo bello, non puoi dargli meno. Addirittura Oscar che da sempre 7-8, quanto dai Oscar?
9 a chiodi, è tanta roba. Se Oscar gli dà 9 è tanta roba. Io 8 e mezzo, 4 stelle e mezzo su Letterboxd. Secondo miglior film dell'anno per adesso, dopo Boa Paura. Aiuto, per me è un 9, 4 stelle e mezzo. Siamo su dei livelli, sì, anche io 4 stelle. Boa Paura, okay. Boa Paura, me. Arciviati, arciviati, io vi saluto che dovrò andare verso l'ignota ira e... non vado avanti, non io vado avanti. Al lei va a dormire al bar a tro. Al baretto. Oscar va verso il baretto. A casa. Viene anche Oscar con me al bar. Io vado verso la casa. Io vado verso l'ignota ira. Ciao. Arriviamo. Cerchiate, arriviate.